buongiorno a tutte ragazze, scusate la ripresa tremolante ma sto tenendo il telefono in mano, non è poggiato, quindi probabilmente tremerete un po', scusatevi. Questo qui finalmente è il video dove vi faccio vedere il contenuto della scatola del mistero, che è questa qui. Ve l'avevo chiesto nell'ultimo video del progetto smaltimento prodotti se volevate vedere la scatola del mistero e avete detto praticamente tutte di sì, e quindi oggi ve la faccio vedere. Praticamente questa scatola qui, che era una glossy box, che io tengo, vedete, sulla postazione make up, vi farò anche l'aggiornamento promesso della postazione make up. Praticamente qui adesso ho alcune palette più questa scatola del mistero dove tengo dei prodotti sia nuovi che sto testando, sia che avevo già e che ho rimesso in pista, diciamo così, che sto riutilizzando perché non li usavo da un po', perché io ho tantissime cose ma cerco di utilizzarle tutte, quindi cerco di farle girare. E quindi ho questa scatola dove tengo prodotti che sto facendo appunto rigirare, ma sono anche qui i prodotti che sto facendo girare. Questi non ve li farò vedere in dettaglio, ma sono questi qui appunto, scusate il mal di mare, e anche, scusate ancora il mal di mare, qui in questo cestino qui ci sono sempre dei prodotti che sto utilizzando nel periodo, quindi sono in questo cestino, in quella scatola e qui, e poi ci sono le cose che ho nel progetto smaltimento, che sono in questo bicchierino e in un altro che ho momentaneamente spostato. Quindi adesso vi faccio vedere in dettaglio cosa contiene la scatola e vi do anche una recensione dei vari prodotti, perché appunto sono prodotti che conosco già, e quindi cominciamo. Allora, io adesso vado a prendere uno ad uno i prodotti che sono dentro la scatola e ve li faccio vedere. Quindi questa scatola contiene sia dei prodotti nuovi che ho preso, diciamo, di recente e sto testando, sia dei prodotti che avevo già che non stavo usando da un po' di tempo e quindi li faccio girare, diciamo. Quindi è una cosa che faccio spesso, non ci sono mai gli stessi prodotti dentro questa scatola, ma li cambio ciclicamente. Ecco, scusatemi la voce un po' nasale, ma ovviamente sono raffreddata anche se siamo a settembre, quindi yay! Cominciamo, allora andiamo random. Davanti ci sono tre ombretti mono, che non sono gli unici tre. Allora, il primo è di Essence ed è questo qui, vediamo se lo metto a fuoco. Sì, ed è questo qui, che si chiama John Lemon, il 68 mi pare, no, 62 John Lemon, questo. Ed è un ombretto shimmer ed è questo giallo molto carino. Io adoro il giallo, è il mio colore preferito e lo adoro negli ombretti, infatti ho molti ombretti gialli tutti scavati. Questo non lo stavo usando da un po', ho detto è estate, se non lo utilizzi adesso quando lo utilizzi questo giallo, e quindi l'ho ritirato fuori, non credo lo facciano ancora, ed è questo qui. Non è molto scrivente, col dito sembra di sì, ma col pennello ha bisogno di una base gialla colorata o bianca, perché così non è totalmente uniforme la stesura, però è carino, ce l'avevo, ho detto sì, facciamolo ricircolare anche lui. Il secondo è di Kiko, fa parte degli ombretti questi qui col packaging quadrato, sì, io ho l'unghia strana qui, lo so, del pollice, non so perché ce l'abbia così, ma ok, la mia unghia è strana. E torniamo agli ombretti. Questo qui di Kiko è della linea quadrata, si chiama Smart Eye Shadow ed è il numero 04 ed è un marrone matte in base calda. Ce l'ho anche in base fredda, se non sbaglio quello in base fredda è lo 03, questo è lo 04 ed è un marrone che utilizzo sia per fare le sfumature sia per farmi le sopracciglia, mi va bene anche per le sopracciglia, quindi eccolo qui. Questi sono fantastici, gli ombretti di questa linea costano 2,50€ a prezzo intero e 1,75€ in sconto. E poi c'è questo di Essence della collezione limitata Vintage District, che è il numero 01 I'm Sorry Draw. Ed è particolare perché ha questa base arancione chiaro e poi ha queste venature, vedete, marrone, azzurro shimmer e rosse, eccolo qui. E quindi a seconda di dove vai a pucciare col pennello ti viene un colore diverso. Se prendi solo l'arancio, giustamente solo l'arancio, ma se prendi le varie sfumature poi cambia il colore. È carino, ho detto sì, tiriamolo fuori. Nella parte di sinistra qui ci sono tre bronzer, ce ne sono quattro se non sbaglio all'interno di questa box. Allora, il primo l'avete visto nell'ultimo video haul ed è quello di Kiko della collezione Jelly Jungle, il numero 02. Ve lo faccio vedere en passant perché appunto l'avete visto nell'altro video haul, vi linko poi il video nel pallino se volete, ed è questo, mi si vede specchiata, buongiorno. Allora, l'ho provato ed è praticamente shimmer ed è praticamente shimmer e molto chiaro, sembra quasi un illuminante sul viso. Lo so che preso col dito sembra, non lo so, scurissimo, iperscrivente. Vi giuro ragazzi, io sono bianco fantasma, non lo metterà mai a fuoco, eccolo qua. Io sono bianco fantasma e su di me sembra un illuminante sul viso, quindi è molto chiaro una volta steso con il pennello, è qui. Non mi dispiace, appunto, pensavo fosse più scuro, invece più chiaro, quindi non mi dispiace, lo sto usando. Questo è uno degli ultimi prodotti che ho preso e che sto utilizzando. Scusatemi se la messa a fuoco in questo video farà schifo, ma devo settarla manualmente a quanto pare. Poi c'è questo di Bottega Verde di una collezione limitata che si chiamava Flowers ed ha una parte matte e una parte shimmer. Sto usando la parte matte per fare il contouring anche se non è particolarmente fredda. E la parte shimmer come blush aranciato, non è neanche particolarmente scrivente, cioè ora ve li faccio vedere entrambi i colori, sono questi, vedete, sono piuttosto caldi e
Ok, i colori sono questi, vedete, sono piuttosto caldi e non troppo scriventi. Questa è la... Sì. Questa è la parte shimmer, vedete, vedete che si vedono dei glitterini, questa è la parte matte. Comunque, siccome ce l'avevo da un po', non la stavo più utilizzando, ultimamente l'ho rimessa in pista. Se sentite in tutto ciò un brusio di sottofondo, mi scuso, ma ho il ventilatore acceso perché fa caldissimo. Avevo ripreso a fare freddo e niente, è ritornata a fare caldo. Che bello! E poi c'è questo qui come bronzer che è di Kiko, della collezione limitata da Ring Game, che è bellissima, ed è il numero 02 Precious Sienna. Questo è sia bronzer sia illuminante, ha lo specchio grandissimo qui sul coperchio e poi è fatto così all'interno. E io sto usando questa parte qui più scura del bronzer per fare da contouring, che non è così scuro una volta presa con il pennello. Vedete, questi sono i due bronzer. Questa è quella che utilizzo io, non è scurissima sul viso, si sfuma abbastanza bene, quindi mi piace. Poi accanto ai bronzer qui ci sono un blush e un illuminante. Il blush è questo qui della Benecos. Allora, io della Benecos ho sia il Sassy Salmon sia questo che si chiama Mellow Rose, ed è un rosa freddo in base lilla, che adesso sembra caldo, io lo vedo caldo in videocamera, ma fidatevi, è un rosa freddo in base lilla, lo vedo un po' falsato dallo schermo del cellulare. Comunque questo qui non lo stavo utilizzando da un po', ho detto quando mi trucco di viola perché non metterlo. Eccolo qua, e qui si vede che è un po' più freddo sulla mano. Poi c'è l'illuminante di Pupa della collezione natalizia di un paio d'anni fa, qui mi si vede ancora meglio, salve. Questo me l'aveva regalato Vale, ed è l'illuminante appunto di Pupa, ed è bellissimo, guardate che bella che è la trama, è stupenda, c'è questa corona e tutto questo intreccio, stupendo. Io cerco di pucciare sempre qui, sempre da questo punto qui, per evitare di rovinare tutta la gialla, ma è veramente bello, ed è un oro freddino, non è un oro caldo, è un oro piuttosto freddo. Mi piace tantissimo come illuminante perché non è eccessivo, a me sapete che non piacciono gli illuminanti eccessivi, quindi per l'uso che ne faccio io mi va più che bene, vedete, e lo uso sia sugli zigomi sia sotto l'arcata sopraccigliare per dare un po' di punto luce, è molto molto carino. Poi ci sono i due ombretti della collezione Summer in LA di Pupa. Questi non ve li apro, ve li ho fatti vedere appunto nell'ultimo video haul, sono lo 01 e lo 02. Non si trovano più così singoli, ma sono inseriti all'interno di due palette di quelle nuove della Pupa. Nel primo commento in evidenza, ve lo lascio lì, vi scrivo all'interno di quale palette si trova uno e all'interno di quale palette si trova l'altro. Sono bellissimi. Se li volete vedere, vi rimando all'altro video haul. Cioè, non per cosa, ma perché verrà lunghissimo questo video ed è già un po' complicato editarlo. Poi ci sono due rossetti, che sono questi qui. Il primo è questo di Bottega Verde, era di un'edizione limitata di questa collezione, avevo anche la terra che però ho regalato a mamma, mamma la sta finendo la terra ed era enorme, tipo 30 grammi, lei la sta finendo, ma ok. Ed è un rosso ovviamente, ed è extra shine, quindi è di quelli lucidi, è fatto così. Siccome lo stavo utilizzando poco, nel cassetto dei rossetti non mi ci sta perché è più alto, ho detto lo metto nella scatola, almeno lo uso più volentieri, insomma, ce l'ho più davanti, eccolo qui, è lucidino, quindi per l'estate era carino. L'altro è di Essence e fa parte delle ultime cosine che ho preso, non l'avete ancora visto il video haul Essence, ed è della collezione Adventures Away, come si chiama, sì. Di questa collezione ho preso il rossetto e la terra, che è sempre lì, adesso ve la faccio vedere. Il rossetto è il numero 02 Kisses from Asia, ed è bellissimo perché questo rosa qui è una specie di rosa antico più freddo di come si vede lì, con dei glitter oro che si vedono una volta steso il rossetto. Ve lo faccio vedere, magari qui forse si vede meglio. No, è falsatissimo, ok. Non è un corallo, lì si vede un rosa corallo fragola, ma no, è un rosa freddo in base lilla. E ragazzi, questo rossetto sa di fior di fragola, cioè niente più niente meno, sa di fior di fragola come profumazione, buonissima. E quindi è questo qui, e diciamo la prima parte della scatola qui davanti è vuota. Andiamo dietro, c'è anzitutto un blush della Rimmel, della linea Stay Blushed, questo, che è il numero 001 Pop of Pink. Questo ce l'avevo da tantissimo tempo nella postazione make up, ragazzi, non l'avevo ancora aperto. L'ho aperto tipo a inizio luglio, quindi da un paio di mesetti, sì. Ed è questo blush liquido rosa, è carino e si vede anche, devo dire, una volta steso. Solo che io i blush così liquidi o i blush, diciamo, in crema li utilizzo come base e poi ci vado a mettere sopra un blush in polvere per fissare. Vedete, questo rosa ve lo faccio vedere sul braccio, magari si capisce meglio. Così, questo rosa qui. Un rosa delicato, tenue. Una volta che si asciuga diventa matte, quindi svanisce l'effetto lucido e resta questo color rosino tenue. Non è male come blush. Siccome l'avevo da tanto, ho detto lo devo aprire, sto benedetto blush. Altro blush che c'è all'interno della scatola è questo qui di Kiko, sempre un'edizione limitata estiva di 3 anni fa, se non sbaglio. Ed è il numero 00, no, il numero 03, si chiama Kissimi.
Double Deco Blush. Allora, è un blush che io ho utilizzato tanto, soprattutto la parte matte, che è quella più rosata, questa. Ultimamente ho riscoperto la parte shimmer, che è molto carina, che ho detto, ok, mettimelo davanti, almeno lo utilizzo. Quindi in questo periodo sto utilizzando questo qui come blush. Non tutti i giorni, perché per esempio oggi ho addosso il Lot Mama di The Balm, però lo utilizzo spesso, essendomelo messo qui davanti, appunto, vado a scegliere lui. Eccoli qui, due colori, sono molto carini. Tra l'altro questo qui è anche carino come colore autunnale. E quindi resterà lì per un po'. Poi c'è un fondotinta di Kiko, questo era della collezione Colors in the World, se non sbaglio si chiamava, ed era quello glaciale, si chiamava Glacial Light, se non sbaglio il fondotinta, sì, il numero 01, Glacial Light. Allora, questo fondotinta aveva una specie di retina, come fosse un cushion, anche se non era un cushion, che io ho tolto perché con la retina non riuscivo a utilizzarlo. Lo volevo regalare, questo fondotinta, non l'ha voluto nessuno, quindi me lo sono tenuta io alla fine. Lo vedete appunto senza la retina, perché ho tolto tutta la parte in plastica e l'ho lasciato così. Ora è scissa la parte oleosa, vedete, è scissa la parte oleosa dalla parte cremosa, si vede. Però quando voglio utilizzarlo lo vado a mischiare con una bacchettina e poi lo vado a stendere sul viso, e così mi pare che si stenda un attimino meglio, perché prelevandolo dalla retina non mi si stendeva bene, così andando a miscelare io il prodotto e andandolo a mischiare bene mi pare che si stenda un attimino meglio, e quindi ho detto ok, proviamo a utilizzarlo così, perché poi se non mi va bene neanche così lo butto direttamente, cioè basta, non voglio più vedere sto fondotinta, non mi è piaciuto per niente comunque. Poi c'è una pila di prodotti per il viso. Allora, il primo è l'illuminante di MAC, il Soft and Gentle, ce la posso fare, questo qua, la Mineralize Skin Finish Soft and Gentle. Questa l'ho presa di recente sul sito di Douglas, ve l'ho fatta vedere sempre nell'ultimo haul. Niente da dire, è un illuminante cotto bellissimo, è un rose gold. È molto molto bello. Se vi piacciono gli illuminanti effetto sberla non è il caso, cioè non è questo il caso, perché questo è un illuminante discreto, calcolate che lì è preso col dito, ma preso appunto con il pennello è molto discreto, è di quelli che rilasciano una leggera scia di glitter, ma non troppo pacchiani, ecco, non come quelli di Kiko che rilasciano proprio glitteroni, questi sono glitterini sottili, si vedono, sì, ed è molto carino come illuminante, lo volevo da tantissimo tempo, finalmente è mio, quindi c'è Soft and Gentle, ed è lì perché appunto è uno degli illuminanti che sto usando di più in questo periodo. Poi c'è questo qui, questo è un blush che mi sono fatta io con delle polveri che avevo preso sul sito di Aromazone, quindi è naturale, con polveri naturali, c'è talco, mica e ossidi, praticamente talco, mica e ossidi, e un aroma cosmetico, ed è un blush appunto che mi sono fatta io, tra l'altro ne ho fatto tantissimo perché ho seguito la ricetta che c'era nel ricettario di Aromazone, me ne è uscito tantissimo, però è molto carino, è un color malva, tantissimo di ciliegio ovviamente, è un color malva shimmer, molto carino, lo sto usando tantissimo da quando me lo sono fatta tipo 3 settimane fa. Se riesco vi faccio uno swatch, mi piacerebbe farvelo vedere swatchato. Eccolo qui, anche se con questa luce non si capisce. Eccolo, magari vi faccio una ripresa dove si vede meglio, ve lo faccio vedere. Ecco, forse si vede meglio. È un color malva con dei glitterini oro. Carinissimo. Cioè, giusto perché avevo pochi blush, che cosa fa? Mari se ne va a fare un altro, giustamente. Giusto per aggiungerlo alla collezione di blush. E quindi c'è anche lui. Poi ci sono queste che sono le perle di Avon. Non so se le facciano ancora. Questa è una della serie Avon Glow, della linea Avon Glow. Non so se le facciano ancora. Erano in due colori. Prima c'erano le warm e le cool. Quindi quelle calde, che sono più sul marrone dorato. Vedete? E rossiccio. Questa lo utilizzo come blush, non come terra però. Ed è un bel colore... terra di Siena, diciamo, come colore sul viso. Le cool le utilizzo come illuminante, sono più chiare, vedete, danno più sul bianco rosato. Eccole, e queste le utilizzo come illuminante. Io le adoro, i prodotti in perle, ne ho diversi e ogni tanto li ritiro fuori. Poi vi dicevo, c'è l'altro prodotto della collezione Adventure Awaits di Essence, ed è il Jumbo Bronzer, il bronzer gigantesco, che io ho preso in tonalità 01 My Happy Place. Ora però non mi ricordo se volevo prendere la 02, alla fine ho sbagliato e ho preso la 01, o se volessi effettivamente prendere questa, ormai l'ho presa. Ed è questo illuminante gigante, vedete, c'è un illuminante terra, è fatto in questo modo, cioè ha l'illuminante dorato e la terra è fatta in questo modo. La terra è leggermente shimmer, non è totalmente matte, ma niente di grave. Volendo si può utilizzare per il contouring, però appunto è shimmer e caldina, non è fredda e matte come dovrebbe essere. Questi sono i due prodotti carini. È una collezione che da me era arrivata inizio estate, se non sbaglio, a inizio estate.
qui dietro poi rimangono una serie di palettine occhi che sto usando in questo periodo, più un blush che ho tirato fuori l'altro giorno, che è questo qui della collezione, questa forse era la Colors in the World, mi sa, sì, e l'altro, sì, questa era la Colors in the World, quella del blush, del fondotinta, allora non me la ricordo come si chiamava, ma ok. Allora, questo l'ho ritirato fuori non tanto per utilizzare il blush, ma per utilizzare l'illuminante, e il numero 2 si chiama Quirkly Pink Color Exclusion, ed è appunto fatto così, ha un blush più sul fucsia freddo, questo che gli sembra caldo ma è freddo, un rosino naturale diciamo, e un bianco shimmer che è un illuminante. L'illuminante bianco shimmer steso con il pennello lascia una scia di micro glitterini, ve lo faccio vedere qui, vedete, non lascia la scia proprio bianca, lascia questa serie di micro glitterini che sembrano un cielo stellato, eccoli qua. E sul viso è carino, lo so che gli sembra eccessivo, eccessivamente glitterato, però l'ho utilizzato l'altro giorno sul viso, l'effetto mi era piaciuto, anche sul nasino, non era così forte. Ovviamente preso con le dita, un prodotto in polvere scrive di più, preso con i pennelli, soprattutto con il pennello dell'illuminante, scrive meno, diciamo, come giusto che sia. E poi appunto ci sono una serie di palettine lì dietro, dei palettocchi che sto utilizzando in questo periodo, più un mini rossettino di Avon, che è questo, che è vecchissimo, questo ce l'ho da un sacco di tempo, questo campioncino, si chiama Passion Red, e sono i rossetti quelli che hanno al centro, se riesco ad aprirlo, ok, la parte colorata, dove siamo, e fuori hanno la parte trasparente, quindi sono dei rossetti gloss, diciamo, vedete, infatti non è che rilasciano chissà quanto colore, però insomma sono idratanti, ogni tanto lo uso come burro cacao più che altro. E poi dietro ci sono alcune palette occhi che sto usando in questo periodo assieme alle nuove che ho preso, tra cui la Tammy for Makeup Revolution. Vi devo ancora fare il video haul delle varie palette che ho preso. Allora, ci sono queste due di Essence che non avete ancora visto, avete visto su Instagram, se mi seguite su Instagram ve lo lascio poi qui, il mio account Instagram. Allora, ho preso due palettine di questa linea qui di Essence, questa è la numero 0, aspettate, no, non ha un numero, si chiama Million Nude Face Eyeshadow Box 01 Be Beautiful, hanno 7 grammi di prodotto con 12 mesi di scadenza. Allora, questa è quella, stavo facendo cadere con tutti i cagnolini qui, c'è anche un gattino, ok, ed è quella con i colori caldi. Ovviamente Mario ha visto questo oro qui meraviglioso, non potevo non prenderla. Questa ce l'ho da inizio estate ormai, le sto testando entrambe da un po' e mi piacciono tantissimo come palette. Hanno dei colori molto belli, sono molto scriventi e molto polverosi, però ragazzi hanno una resa sull'occhio niente male per costare tipo 4,99 a palette. Vi faccio vedere alcuni colori, sia shimmer sia matte, e mi piacciono molto. Questa tra l'altro ha anche il color panna, questo qui opaco da mettere sotto il sopracciglio, quindi per quanto mi riguarda è una palette abbastanza completa. Non è totalmente completa perché dovrebbe esserci un nero secondo me per essere completa, però vedete, ha sia colori shimmer sia colori matte. Tra l'altro questo è un matte, questi due sono matti tortora, si possono fare anche le varie sfumature, quindi è abbastanza completa come palettina. Poi è piccolina, sottile, si può infilare in una pochette da viaggio e ce la possiamo portare in giro. Ve li faccio vedere qui, eccoli qui. Poi vi farò un video haul di Essence se vi interessa, con tutte le varie cosette che ho preso ultimamente, e ne parliamo. L'altra invece è questa qui, quella sui toni rosati, si chiama In Love with Rose ed è quella con tutti gli uccellini, eccola qui, ed è appunto In Love with Rose Shadow Box 02 Happily Ever After, che mi ricordo una canzone di High School Musical 2, ditemi che ve la ricordate. Comunque è questa qui, questa invece è i toni più appunto sul rosa e il borgogna. Ha questo borgogna qui che è carino, questo no, ha questi colorini qui, questo rosa qui sotto, questo è bellissimo, guardate quanto è carino. E poi vi faccio vedere cosa ha questo, cedro malva, eccoli qui. Questi sono quattro colori esemplificativi, è molto scrivente anche questa, però tra le due mi piace di più l'altra, ovviamente, perché io adoro i colori sul dorato, rame, eccetera, lo sapete. Ed è polverosa, si vede che è polverosa, però è molto scrivente, ha una buona resa sull'occhio, vi ripeto, per costare 4,99€ va più che bene. Sempre di Essence c'è questa qui invece, che era la linea vecchia di palette, che non so se facciano più, si chiama All About Bronze, giusto perché Mario il bronzo non lo usa per niente, ed è questa qui, ed era la numero 01 Bronze. Ed ha tutti i toni shimmer, sono 8 ombretti, tutti a 8 shimmer, sulle tonalità appunto marroncino, dorato, un color diciamo avorio dorato anche questo, marrone, bronzo, vedete, ci sono marroni di varia intensità, a me viene da starnutire, fantastico, vi faccio vedere l'oro.
Eccoli qui alcuni colori. Anche questi mi piacciono tanto come ombretti, non li stavo usando da un po', ho detto estate tiriamoli fuori. Eccoli qua, anche se io questi toni li uso praticamente sempre, perché sono i colori che vado a utilizzare di più in genere, questi caldi così. Ho appena starnutito il naso ancora più chiuso. Poi c'è questa che è una Pop Art, la 004. Sì, delle vecchie Pop Art, non so se ne facciano ancora queste, che ho da anni veramente e la uso spessissimo, infatti è lì perché la uso tanto, infatti si vede anche dal fatto che ci siano un paio di ombretti qua in buco. Eccola qui, questo ombretto qui è stupendo, ogni volta che faccio un trucco con questo ombretto più questo blu piace sempre a chiunque, quindi mi fa piacere. E qui anche lei, e qui questa la uso da tanto, mi piace tantissimo, anche il nero è molto scrivente per utilizzarlo come eyeliner, niente da dire, un'ottima palette, però vi ripeto non so se le facciano ancora le Pop Art nere così di pupa. E poi ci sono altre tre palette, allora questa è sempre della Darling Game di Kiko, e guardate quanto è bello il packaging, questa secondo me era la collezione di Kiko con il packaging più bello di tutti, cioè è stupenda, credo di aver preso almeno un pezzo di qualsiasi cosa di questa collezione perché è veramente un pack bellissimo, anche i prodotti sono ottimi. Questa è la palette occhi numero 02, io ne ho due di questa collezione, ho la 01 che si chiama Essential Brown e la 03 che si chiama Taupe, qualcosa con Taupe se non sbaglio. Comunque ho messo davanti questa, lo specchio è molto grande qui e ha quattro ombretti, questi se non sbaglio sono tutti shimmer, invece l'altra ha due opachi e due shimmer. Comunque gli ombretti sono questi, c'è un ramo, un marrone, un doratino chiaro e un color sabbia. Allora li faccio vedere. Eccola qui, questi sono i quattro colori, sono appunto tutti a quattro shimmer, anche questo marrone che sembra opaco è leggermente satinato. Eccoli qua, bellissimi, perché appunto Mari i colori sul marrone non li usa. Questi rendono meglio sull'occhio che sulla mano, devo essere sincera, sull'occhio sono molto belli. E poi le ultime due cose sono, allora questa è una palette sempre di Kiko, questa era della collezione Blooming Origami si chiamava, io di questa collezione avevo preso sconto 5 palette ed è stata la peggior scelta della mia vita perché sono le palette meno scriventi che Kiko abbia mai prodotto. E qui la 02 Steel Cyclamen, questa, perché ho fatto un trucco l'altro giorno con un arancione chiaro e questa contiene un arancio chiaro, l'ho utilizzato come colore di sfumatura nella piega, è la numero 02, ve l'ho detto, sì, l'ho usato come colore di, diciamo, di transizione nella piega perché altrimenti no. Hanno praticamente 5 ombretti ogni palette e sono finish mist, shimmer, glitteratini, matte, a seconda della palette. Questo è l'arancio di cui vi parlavo. Sono carini a prenderli così con le dita. Il punto qual è che una volta che tu li stendi sull'occhio spariscono e sono sempre stati così dall'inizio. Infatti quando era uscita la collezione ve le avevo anche bocciate queste palette perché sono state una delle peggiori produzioni di Kiko secondo me. Cioè ho fatto decisamente palette migliori. Sono bellissimi visti così, vi giuro ragazze, con il pennello li sfumi un attimino e spariscono. O forse si vede anche con la mano se faccio così. Cioè vedete, non è che siano chissà quanto pigmentati, quindi non mi piacciono tanto. Però questi due colori qui, l'arancione e il violetto, li sto utilizzando come colori di transizione nella piega e così diciamo mi vanno bene, perché mi dà fastidio avere un prodotto e non usarlo, quindi cerco di utilizzarli tutti anche se non mi piacciono. Ultimissimo prodotto è questa palettina qui di Avon, che questa sono sicura non facciano più. Si chiama True Color 6-in-1 Neutralize, se non sbaglio c'erano due versioni di questa palette qui, io l'avevo preso la versione Neutralize, questa non la fanno più, ed è una palette che ha lo specchio molto grande quanto tutto il coperchio e poi aveva due applicatori spugna che nel mio caso sono andati persi e sei colori, che ora io vorrei farvi vedere senza ciecarvi, ma facciamo così, era semplice Mari. Eccoli qui, praticamente c'è un rosino shimmer, un oro, un tortora che è quello che uso di più di questa palette, un marrone matte neutro direi, non troppo caldo né troppo freddo, un bronzo chiaro e un marrone diciamo shimmer, sono questi qui, si vedono malissimo con questa luce, ecco sì, si vedono meglio, eccoli. La uso soprattutto per questo tortora e per il dorato questa palette, perché gli altri colori li ho da altre parti, quindi tendo a prendere da altre palette, ecco, però siccome non la stavo più usando da un periodo ho detto rimettiamola in pista e torniamo ad utilizzarla. Quindi ragazze, questo è tutto, questa era la famosa scatola del mistero, scusatemi ancora se tremo ma sto sempre tenendo il telefono con le mani, benissimo. Spero di avervi fatto un po' di compagnia, di esservi stata, spero, un pochino utile. Vi mando un bacione grandissimo e se volete ci vediamo al prossimo video, ciao!